Pace di Gesù a tutti e buon ascolto della trasmissione. Ben ritrovati dunque assieme a noi per lodare anche oggi il Signore. Attraverso i cantici che si susseguiranno ed anche attraverso le letture che Manuel ci farà come sempre dalla Bibbia. Già pronti per dare il via alla trasmissione, quindi ascoltiamo il primo cantico. Il suo titolo è Più vicino il giorno. Vicino al giorno del tuo ritorno, da quando ho creduto in te, oh mio Signore. Sono già passati tanti anni insieme a te e sono più vicino al cielo. La notte passa già e viene il giorno. In quel mattino senza nuvole e dolore, con gioia aspetto che dal cielo tornerai. Con gloria senza veli tu apparirai. È più vicino il giorno che sarò con te lassù nel cielo, in quelle stanze, nella gloria tua, Signore. E in questi anni che ora vanno e non ritornano mai più, io pianterò il mio cuore presso te, Gesù. Ti aspetterò quel giorno del tuo ritorno, tu sei. Hai messo dentro me e nelle prove tu sei stato fedele. Or manca solo un poco e ti vedrò nel cielo. È più vicino il giorno che sarò con te lassù nel cielo, in quelle stanze, nella gloria tua, Signore. E in questi anni che ora vanno e non ritornano mai più, io pianterò il mio cuore presso te, Gesù. Ti aspetterò quel giorno del tuo ritorno, tu sei fedele. Ascoltato il cantico dal titolo È più vicino il giorno, che ci parlava proprio del giorno del ritorno del Signore.
E adesso in onda Io ti aspetterò. Quello che ognuno di noi vuole fare nell'attesa del suo ritorno. I primi due cantici che abbiamo assieme ascoltato ci parlavano del ritorno di Gesù. Mentre la lettura che adesso faremo della Bibbia, in poche semplici parole, ci spiega chi è Gesù. Lo troviamo scritto nel Nuovo Testamento, questo capitolo che Manuel ci sta per leggere, ed è il primo dell'Epistola agli Ebrei. Ma fa riferimento, molti di questi versetti fanno riferimento a dei versi di Salmi,
profetici, in cui appunto il salmista profetizzava appunto di Gesù anni e anni prima, anzi secoli prima della sua nascita. Ed ancora ad altri versi profetici come quelli del libro del profeta Isaia. Ma leggiamo insieme questo primo capitolo che ci spiega chi è Gesù in quanto superiore agli angeli, quale figlio di Dio. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha fatto anche l'universo. Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Ed è diventato tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli disse mai: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? E di nuovo: io sarò padre ed egli mi sarà figlio? E ancora, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: e lo adorino tutti gli angeli di Dio. Ma degli angeli dice: dei suoi angeli fa dei venti e dei suoi ministri una fiamma di fuoco. Del figlio invece dice: o Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli, lo scettro del tuo regno è scettro di giustizia. Hai amato la giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni. E ancora, tu, o Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani, invecchieranno tutti come un vestito, e li avvolgerai come un mantello, e saranno cambiati. Ma tu sei lo stesso, e i tuoi anni non verranno mai meno. E a quale degli angeli egli disse mai: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Non sono essi tutti spiriti servitori, mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? Sì, ma sopra di tutti c'è Gesù, il figlio unigenito del nostro Dio. E attraverso lui abbiamo salvezza e vita eterna. Il nostro Gesù continuiamo a lodare attraverso l'ascolto dei prossimi cantici. Tra poco scopriremo quale sarà il prossimo da andare in onda. Il titolo di questo cantico è Il Meraviglioso.
E adesso invece stiamo ascoltando Il Giro della Valle. Giù, dolce il tuo nome, Gesù, l'unico nome all'uomo donato per la sua salvezza. Fra tante stelle lucenti del cielo, la mia stella è Gesù. Con la gloria, con
il tuo popolo tu guidi verso il cielo. L'ultimo cantico appena giunto al termine era Tu sei re. E dalla musica avrete certamente capito che adesso stiamo per ascoltare quanto ci leggerà Manuel dalla Bibbia. Sempre da un'epistola, questa volta dalla prima dell'Apostolo Giovanni. Cosa ci dice l'Apostolo al capitolo 3? Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio? La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremmo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremmo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Chiunque ha stessa speranza, ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso, come Egli è puro. Chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge, e il peccato è una violazione della legge. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati, e in Lui non vi è peccato.
Chiunque dimora in lui non pecca, chiunque pecca non l'ha visto né conosciuto. Figlioletti, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. Chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui, e non può peccare perché è nato da Dio. Bene, Manuel, con la prima lettura che ci ha fatto, ci ha parlato della superiorità di Gesù in quanto figlio di Dio rispetto a tutti gli angeli. E adesso invece con questi versetti la parola di Dio ci dice che anche noi siamo figli di Dio. Perciò, se al suo ritorno vogliamo farci trovare da Lui irreprensibili, accogliamo questi consigli. Cioè quelli di praticare la giustizia, per essere giusti come Egli è giusto. E se faremo così, allora anche noi potremo cantare assieme a chi canta questo cantico: sono un figlio di re. Della croce di Gesù. Eh sì, perché come abbiamo sentito prima dalla lettura che ci ha fatto Manuel, egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati, e in lui non vi è peccato. Di Gesù, sulla croce mi salvò, e al suo regno mi chiamò. E io non mi glori d'altro che chi della croce è su. Per la morte di Gesù ora ho vita nel mio cuore, ero senza Dio e nesperanza in questo mondo. Sono ora un figlio di re, la mia patria è su nel cielo, so che presto lui ritornerà, con Gesù vivrò. Sulla croce con dolore egli mi salvò, suo capo.
Il termine così il cantico Sono un figlio di re. Adesso sta per andare in onda Vivere. Yeah.
Sì, in Gesù abbiamo nuova vita. E ancora in un'altra epistola troviamo scritto così: voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù, poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Questo era l'ultimo versetto del capitolo 3 dell'Epistola ai Galati. E anche se questa trasmissione sta volgendo verso il termine, vi ricordiamo che siete sempre all'ascolto di Radio Messaggio Cristiano, che così come ci state seguendo via radio potete farlo anche attraverso la nostra pagina Facebook ed il nostro canale YouTube, dove oltre che trovare questa trasmissione potete guardare e leggere ogni giorno il calendario con il versetto del giorno, accompagnato da un ammaestramento da parte del Signore e un breve commento del fratello Nino. Tra pochissimo passeremo la parola a Samuel ed Elisabetta. Prima di salutarci però abbiamo ancora tempo per ascoltare assieme un ultimo cantico. Il titolo dell'ultimo cantico è proprio Se siamo uniti. Perché tutti siamo credenti in Cristo, tutti siamo figli di Dio. Come abbiamo letto, non c'è più né giudeo né greco, né libero né schiavo, né maschio né femmina. Siamo tutti il corpo di Cristo, tutti insieme, uniti nel suo nome. Segreta al di là d'ogni altra meta, e vale più dell'oro e del
Ed eccoci qui pronti a lasciare spazio a Samuel ed Elisabetta, che vi proporranno ancora altri cantici per continuare a lodare il Signore. Da parte nostra è tutto, perciò non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima volta! Ah già, pace Samuel, pace Elisabetta! Pace anche a voi! E pace a tutti voi all'ascolto! Adesso che facciamo? Ascoltiamo un cantico. Stiamo ascoltando Gesù e la Stella. Buon ascolto da Radio Messaggio Cristiano. Gesù è la stella, è luce che brilla. Il cielo e la terra cantano a lui. Viene il Signore, la luce si espande. Come l'aurora illumina il mondo, tutto risplende ed ogni vivente dà gloria a lui, dà gloria a lui. Anche i suoi angeli danzano e cantano con noi. Gloria al Signore, gioia del cuore, luce dell'anima. Gloria al mio Dio, sazia il mio cuore, lui che mi illumina. È un amore immenso, vive dentro di me. Gesù è la forza, l'onnipotente, re della storia, Signore del tempo. Gesù è la grazia, l'amore infinito, tutta la terra dà lode a lui. Tutto risplende ed ogni vivente dà gloria a lui, dà gloria a lui. Anche i suoi angeli danzano e cantano con noi. Gloria al Signore, pace del cuore, gioia dell'anima. Gloria al suo nome, voglio gridare senza fermarmi mai. È un amore immenso, vive dentro di me. Abbiamo ascoltato Gesù e la Stella e adesso ascoltiamo un altro cantico. Signore Gerusalemme, loda il Signore nostro Re.
ti moriranno dentro di te. Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Messaggio Cristiano e che ogni domenica mattina c'è la diretta alle 10:15 preceduta dalle vostre richieste. Questi cantici che stiamo ascoltando insieme potete richiederli al numero 349 64 11 232 e anche via email a pastore@rmcr.it. Adesso ascoltiamo il cantico dal titolo Provvidenza. Grazie Signore, grazie perché sei sempre con noi, perché ogni istante t'abbiamo vicino. Grazie Signore, grazie perché ti curi di noi e non ci lasci da soli mai. L'esistenza, questa vita, ogni cosa dipendono da noi, però ogni giorno cantiamo il tuo amore che è accanto a noi, noi nelle tue mani. Grazie Signore, grazie perché sei sempre con noi e ci conduci lasciandoci liberi. Noi ti riconosciamo, tu sei presente, sei tu in tutto quello che accade e che c'è. Tu trasformi ogni sofferenza in grazia. Sentire tu
Abbiamo ascoltato il cantico Provvidenza, adesso proseguiamo con un altro cantico. Amor.
poi le sue opere in ogni luogo della sua grande maestà. E benedite voi tutti i santi suoi, tutti i santi e tu, mia anima, loda il Signore, lodalo per grande suo amore, lodalo per grande suo amore. Adesso invece stiamo ascoltando Ma ti amerò di più. Stiamo ascoltando il cantico dal titolo Mio bene. Mm.
nel buio dei miei perché più profondi, cerco risposte. Io cerco la pienezza, cerco la verità su questa mia vita. Come il sole riscalda questo tiepido cuore. Io cerco il tuo volto. Io cerco il tuo volto. Io cerco il tuo volto, Signore. Come pioggia rinfresca, come fuoco ravviva questo povero cuore. Io cerco il tuo volto. Cerco il tuo volto, Signore, come l'acqua di seta, come il sole riscalda questo tiepido cuore. Io cerco il tuo volto, io cerco il tuo volto, io cerco il tuo volto, Signore, come pioggia rinfresca, come fuoco ravviva questo povero. Ascoltiamo l'ultimo cantico per questa trasmissione. Sì, quello che tu hai avuto da me, mantienilo fermo finché io verrò, perché nessuno possa toglierti mai la corona della gloria. Tu non temere ciò che soffrirai per il mio nome nel mondo. Tribolazioni per un tempo avrai, ma io sarò con te. Chi vince sarà rivestito di gloria, di vesti splendenti nel cielo. Ed io non cancellerò mai il suo nome dal libro della vita lassù. Confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti agli angeli, e lo farò se
messo me sul trono ed un nuovo nome gli darò. Non morirà mai più nel paradiso del mio Dio. Tribolazioni per un tempo avrai, ma io sarò con te. Chi vince sarà rivestito di gloria, di vesti splendenti nel cielo. Ed io non cancellerò mai il suo nome dal libro della vita lassù. Confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti agli angeli, e lo farò sedere presso me sul trono ed un nuovo nome gli darò. Confesserò suo nome davanti al Padre mio e davanti agli angeli, e lo farò sedere presso me sul trono ed un nuovo nome gli darò. Non morirà mai più nel paradiso. Siamo giunti al termine di questa trasmissione. Pace alla prossima volta!